Ben ritrovati, cari telespettatori. Prosegue il nostro viaggio nella musica napoletana, un viaggio in cui ci guida il nostro e vostro poeta Ciccio De Rose e soprattutto le protagoniste di questa avventura che sono Sabrina De Rose, mezzo soprano, e il maestro Annalisa D'Astoli che l'accompagna. Allora, bentornate ad entrambe. Oggi dobbiamo concluderemo questa nostra incursione nella musica napoletana e poi per il prossimo appuntamento ci saranno veramente delle grandi sorprese. Innanzitutto grazie per il gradimento che ci state dimostrando e grazie anche ad Amedeo Scarpelli, il nostro regista. Al nostro oggi cameraman eccezionale Mario Scarpelli e poi come sempre anche al nostro tecnico, diciamo temporaneamente, che è il fratello di Sabrina, vero? Allora, caro Ciccio, Sì, diamo ultima fuoco, cavalcata. l'ultima cavalcata, fuoco alle polveri, allora abbastanza presto, diciamo. Cominciamo con un'altra perla di Libero Bovio, Tuca Nunchiagne, scritta nel 1915, canzone preferita e cantata da tutti i lirici del mondo. Nella canzone c'è un lui che soffre per amore e una lei canunghiagne. La musica fu scritta dal grande Ernesto De Curtis, che come abbiamo sentito l'altra volta torna a Sorrento e che compose anche Voce e Notte, non discordar di me. E che tra l'altro De Curtis accompagnò per lunghi anni al pianoforte il tenore del momento, il più grande tenore dell'epoca, che era appunto Beniamino Gigli. Ecco. Ascolteremo adesso Tuca Nunchiagne. Prego, cara Sabrina, prego, maestro D'Astoli. Ma ne
Sì, ma io sempre faccio l'applauso da parte dei telespettatori. Una voce così possente, così pulita, come abbiamo detto, così forte che riesce però a sfumare tutti i sentimenti, in questo caso strazianti, un'implorazione d'amore, Sabrina, resa perfettamente, forza e dolcezza allo stesso tempo. Maestro, velocemente una battuta con il maestro, sì. Quanto è importante questa sintonia tra lei e la nostra Sabrina, perché poi la musica e la voce diventano un tutt'uno. Certo, no, tantissimo, tantissimo. Cioè è importante perché nonostante vabbè, le prove, comunque si prova tantissimo, questo certo, è poco, c'è un grande lavoro dietro. Però c'è un grande lavoro dietro e comunque secondo me è al momento dell'esibizione che poi si crea proprio quella vera sintonia. Ma insomma così. Bisogna anche incontrarsi, sì, certo. Maestro e cantante, perché se non c'è subito il feeling. Certo, ma questo anche nella musica da camera, cioè anche con gli altri strumenti. Ad ottenere. Capita di collaborare con violinisti, flautisti, diciamo, certo. Per quanto riguarda la musica da camera, se non si crea quella sintonia, quel feeling. Ecco, se non si ha la stessa sensibilità, non si ottengono questi risultati. Prego, caro Ciccio. Bene, poteva succedere nella Napoli di fine Ottocento che in una falegnameria, in una bottega, in una cantina potesse nascere un capolavoro. È il caso di Omar in Ariello, scritta nel 1893 da Salvatore Gambardella, garzone in un negozio di ferramenta. Il più geniale fischiettatore di musica non conosceva una sola nota. E dal poeta semi-analfabeta Gennaro Ottaviano. Pensate, avevano improvvisato e la stessa sera una grande cantante sciantosa del tempo, Emilia Persico, l'avrebbe cantata. La canzone è una barcarola dolce, è forte, di chiara suggestione belliniana. Piacque subito e fu un successo strepitoso. Lo stesso Pietro Mascagni spesso la suonava al pianoforte. Adesso la suona Annalisa e la canta Sabrina. Omar in Ariello. Guardar
Applaudiamo, sì, e dispiace quasi interrompere la magia che si crea. Ci hai regalato un altro bel bouquet di sensazioni e di tonalità melodiose. Che bel colore. Vabbè. Giovan Battista De Curtis frequentava con assiduità la casa di un musicista calabrese. Calabrese di nascita, ma napoletano di adozione. Si chiamava Vincenzo Valente ed era già un padre della tradizione melodica partenopea. Vincenzo Valente era nato a Corigliano e la madre era napoletana, una Bovio. Scrisse operette e diede un notevole contributo alla macchietta e compose tante canzoni napoletane, tra le quali Tiembe belle na vota e Ninuccia, che adesso ascolteremo. Valente, ne l'avevamo fatto accenno anche l'altra volta, fu insieme a Mario Costa e a Tosti, Francesco Tosti, Francesco Paolo Tosti, abruzzese, uno dei musicisti non napoletani che seppero interpretare il sentimento popolare napoletano. E il nostro Valente era piuttosto basso, grosso, non bello, e i simpatici napoletani lo avevano scritto al club degli Scorfani e vicino a lui avevano anche messo però la grande Matilda Serao, che diciamo era in ottima compagnia. Adesso ascoltiamo questo gioiellino, Ninuccia, poco conosciuto, ma che è entrato di diritto nella tradizione della canzone napoletana. Certo, e fa piacere anche aver incontrato tanti calabresi, sì, che si sono intrecciati con la musica napoletana e ne sono usciti a testa alta. Questo è un vanto anche altissima per noi. Allora, prego Sabrina. Mente adorar.
nervoso anche perché questo non è un pezzo facile. No, poi abbiamo il merito, lo rivendichiamo, Ciccio, di averlo fatto conoscere al grande pubblico perché sì. non è molto noto. No, e con questa interpretazione sicuramente sarà entrato nel cuore di tante persone e quindi sarà cercato e ascoltato. Certamente. Andiamo avanti. O paese dello sole. I versi di questa canzone, composti nel 1925 dal poeta e scrittore Libero Bovio, furono messi in musica da Vincenzo D'Annibale, che componeva per diletto, ma era un piccolo industriale del settore dei guantai. O paese dello sole è un omaggio e una laude alla città di Napoli e ai suoi luoghi. C'è quasi una meraviglia per ritrovarsi ancora a Napoli, dicono i versi, ma ovvero o non è ovvero castoccà. E già all'arrivo alla stazione si sentono i primi mantolini. La canzone ebbe un successo strepitoso e fu cantata da tutti, specialmente dai cantanti lirici del tempo, perché ben si prestava alla interpretazione del bel canto. O paese dello sole. Paese dello sole, con questo tempo un po'. Beh. Comunque ci farà sognare Sabrina accompagnata da Annalisa. Queste o paese a tutte parole.
ci vorrebbe un applauso lunghissimo, una standing ovation, Sabrina, perché veramente pelle d'oca, come al solito, è un grande affresco. Sì. Un grande affresco bellissimo di sentimenti, sembra quasi di vedere Napoli con i suoi odori, i suoi colori, anche le sue birichinate. Dimmi una cosa, tale corde tu e qualche faccia che po' non ne hai visto, ma che per sempre non ci vede più. Sì, ma alle corde. E tu? No, frate, io sono nato cecato. A così in cielo per me mortificavo letto Dio. Lascia sta Dio. Quando io l'ho pregato, frate, tu non te puoi manco immaginare. E Dio mi ha fatto diventare cecato. È vero che fa luce per la via o sole. E con me o sole? O sole d'oro. Come il capillo è Sarrafina mia. Sarrafina. E chi è? Non viene mai. Non te viene a trovare. Sì, qualche volta. E con me, bella assai. Sì, bella assai. Chillo che era cercata che nascette, sospirai. Sospirai pure che lato. E la faccia in mezza mano a nasconnetta. Dicetto prima dopo un momento, un te la gna, che è mamma ma carnale, gli saccia la voce sulla mente. E se stettero zitte, e attorno a loro adduravo giardino, e in cielo o sole luceva, o sole bello, o sole d'oro. Abbiamo voluto riferire questa poesia di Giacomo perché chiude appunto con la laude al sole, il ricordo al sole, perché stiamo per chiudere con la canzone per antonomasia, O sole mio. Siamo nel 1898 ed è l'anno appunto di O sole mio di Capurro e di Capua. Il musicista la scrisse ad Odessa, dove si era recato con il padre Giacobbe, anch'egli compositore, ma più che altro un posteggiatore. Tutte e due, di Capua e Capurro, morirono in miseria. Pensate, avevano scritto la canzone più cantata, più suonata, che più si è sentita e si sente ancora nel mondo, e loro morirono ciechi, morirono poveri. Pensate, di Capua, per poter essere ospitato in una casa, in un ospizio, dovette vendere l'ultimo suo bene, il pianoforte. Era un notevole giocatore, giocava all'otto, non fece mai un ambo, e con O sole mio avrebbe fatto una quaterna secca se oggi fosse stato vivo e con i proventi che ci sono in giro adesso. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo te Marisa per questa nostra, come dici, incursione che abbiamo fatto per questo concerto napoletano che speriamo sia stato di vostro gradimento. Sicuramente è stato di gradimento, abbiamo dato la possibilità a tutti i telespettatori di poter apprezzare la musica napoletana e soprattutto amarla per chi non la conosceva, ma soprattutto di apprezzare un artista come Sabrina De Rose, mezzosoprano, e un maestro come Annalisa D'Astoli, ecco, che io poi vorrei sentire dopo. È stato bello, noi ci abbiamo provato, abbiamo offerto questa opportunità ai telespettatori, comunque chiunque voglia possono usufruire dei vostri concerti, sì. Vero? Possono sentire Sabrina dal vivo e ne vale veramente la pena. Ma chiudiamo e poi ci salutiamo, chiudiamo con O sole mio. Thank you.
E qui quanti applausi, anche il nostro Amedeo Scarpelli in regia sta applaudendo. Grazie Sabrina, sì. Grazie veramente per quello che ci hai regalato. Noi continueremo in questo viaggio nella musica con altre cose perché vogliamo far conoscere ai telespettatori e a coloro che ci seguono gli artisti che abbiamo e che vanno valorizzati e apprezzati, ma anche la buona musica, perché oggi siamo immersi nei rumori più che nella musica e c'è bisogno di queste melodie. Maestro D'Astoli, prima di chiudere, siccome ci sono tanti ragazzi che vanno al conservatorio, tanti ragazzi che amano la musica, anche autodidatte, molti ragazzi, è dura la vita del musicista, non parliamo di quella di Sabrina che sarà difficile. Ecco, poi la sentiremo la prossima settimana pure. Beh, Sabrina. È dura perché è bellissima. Quanto sacrificio richiede? È veramente un sacrificio perché io dietro alle mie spalle ho lasciato veramente compagni di classe. Perché poi non tutti ce la fanno ad avere sì, la costanza di arrivare. Quando frequentavo il conservatorio, frequentavo il liceo, quindi è stata, cioè, certo, è stata dura. Coniugare le due cose. Però poi, se c'è la passione, cioè se c'è l'amore è per quello la musica, che muove tutto. Quello che muove tutto. È la vera leva, vero? Infatti, Ciccio. L'amore, la passione, sì. Poi in tutto quello che si fa dà la forza. Sì, altrimenti... Infatti dopo il diploma di scuola, diciamo, non... Volevo andare all'università, però poi non ho detto no, la musica, devo approfondire, devo studiare la musica. E poi bisogna esercitarsi continuamente, sì, bisogna sì. lavorare Io tutti i giorni, anche quando non ci sono concerti. Sì. Sempre, sempre, ci dice la nostra anche dopo, cioè non si finisce mai di imparare, vabbè, come in tutte le cose, però nella musica... No. Non bisogna ecco, mollare. Ragazzi, non bisogna mollare. Integrarsi, cioè è difficile anche per quanto riguarda il lavoro poi. Quello è il vero punto dolente, sì. Ma per tanti anche lavori, tanti mestieri in sì. Calabria, perché noi siamo ancora più svantaggiati di tutto il resto d'Italia. Ci sono tantissimi musicisti che devono fare altri lavori per, diciamo, per vivere, per sbaccare il lunario. Ecco, però, sì. Oh. Però è bello. Lasciamoci insomma questo spicchio di sogno ancora in questa vita difficilissima. Allora, noi ci fermiamo qui, però vi raccomando, sabato prossimo saremo ancora qui con Sabrina De Rose, mezzo soprano, che ringrazio veramente di cuore per aver trovato anche il tempo da dedicare a noi e a voi cari telespettatori. Ringrazio il maestro Annalisa Grazie D'Astoli. A Grazie a Ciccio che ha avuto anche l'idea di fare questo viaggio, quindi del progetto. Grazie ovviamente ad Amedeo Scarpelli, perché senza di lui non faremmo niente. E un grazie speciale a Mario Scarpelli che oggi ci ha seguito alle camere. Allora, se avete apprezzato questo piccolo racconto, questa piccola dose di musica che siamo riusciti a trasmettere ed irradiare nelle vostre case, beh, continuate a seguirci, ci saremo ancora sabato prossimo. Arrivederci.